Lo soprannominammo il sergente di ferro, perché lui fu attraverso questa sua volontà, questa sua testardaggine di non farci arrendere, anche nei momenti più difficili durante gli allenamenti, dove c'era da sgobbare, da sudare, da soffrire un po', se non trovavi delle motivazioni facevi fatica. Invece lui attraverso queste motivazioni ci dava l'input per non arrenderci mai.